Il regno dei diamanti. Ma non è possibile. Sei davvero tu. Oh, ricordo quando ci siamo conosciuti. Winx, avete trovato l'animale con il potere ultimo? No, ma abbiamo scoperto che il suo potere è strettamente legato a quello delle fate. Non potrebbe essere uno dei vostri animali? Siamo sicure che non sia così. Quello che posso dirvi è che questo collegio senza dubbio possiede la più alta concentrazione di magia fatata dell'universo. Significa qualcosa? Ne sono certa, Tecna. Se il potere ultimo è strettamente legato alle fate, probabilmente si trova qui. Il potere ultimo è qui ad Alfea! E se fosse così, dove sarebbe nascosto? Un potere del genere potrebbe essere ovunque. Oppure da nessuna parte. Mi scusi, direttrice. Ricorda per caso dove ha preso quella statuetta? È successo molto tempo fa. Camminavo nella sala degli animali fatati e ho notato quella statuetta di diamante. Non so spiegare perché, ma mi sono subito sentita legata a lei. L'ho raccolta dal pavimento e ho deciso di tenerla con me. Raffigura uno scavatalpa. Se era nella sala degli animali fatati, deve possedere un forte potere magico. Contiene tutti i colori, proprio come la luce. Sì, è questo il primo colore dell'universo. Su, andiamo! Il minimondo adamantino ci sta aspettando, ragazze! Magic Wings! Tiny! È davvero meraviglioso! Oh. Oh. Da dove cominciamo la ricerca del potere ultimo? Io direi da quel castello! È talmente elegante! Questo posto è incredibile! Guardate! Oh! Sono graziosi! Ehi! Stai attentando dei gattini! Fretta, 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 fretta! Che cosa stiamo aspettando? Coraggio, entriamo anche noi! Ferme! Sono in corso i festeggiamenti di nozze del re e della regina Diamante! Mostrate il vostro invito oppure tornate da dove siete venute! Siamo qui perché abbiamo informazioni per tutto il minimondo. Mostrate il vostro invito oppure tornate da dove siete venute! Mm?
ecco il nostro regalo per il matrimonio dei sovrani. Stella, dimmi, che cosa stai progettando? Prego, potete entrare, divertitevi alla festa. I regali sono sempre molto graditi. Lasciate pure i vostri doni a terra. Grazie, piccoli adorabili sudditi Dixie. E lui chi è? Re Diamante, Regina Diamante, il vostro banchetto è pronto. Portate subito via i regali, penseremo ad aprirli più tardi. Perfetto, Cookie. Puoi procedere. E che il banchetto reale abbia inizio. Come antipasto abbiamo squisite tartine con salsa di diamanti affumicati. Quindi loro mangiano i diamanti? Insalata con diamanti rosa e a seguire lasagna con diamanti puri del nord. E non poteva mancare il mio famoso timballo di diamanti. Per finire il menù vi presento, Vostra Altezza, il mio grande capolavoro. Ecco il dessert, da sempre la mia migliore creazione in cucina. Mi stai dicendo che ti aspetti davvero che mangiamo questa robaccia? Nessuna decorazione, nessun gioiello e non c'è nemmeno un diamante! Ma miei adorati sovrani, ho già usato i diamanti per tutte le altre portate e... Non voglio sentire nessuna scusa, il nostro regno è pieno zeppo di diamanti! È vero, ma... Non osare farti vedere da noi a palazzo senza i diamanti per fare 10! Ma cosa sto dicendo? Almeno 100 torte! Sì, certo, maestà. Ora non dovremmo parlare con i sovrani? Sì, anche se non mi sembrano di buon umore. State tranquille. Rompere il ghiaccio è una delle mie specialità. Le nostre più sentite congratulazioni, sovrani del Regno di Diamanti. Questo è un piccolo omaggio alla vostra magnificenza. Arriva direttamente da Alfea. Avete dei diamanti minuscoli ad Alfea. E aggiungerei anche poco luminosi. Ma se quello è un diamante da più di 3000 carati? Piuttosto banale, direi. Non trovi anche tu, caro? Decisamente, cara. Vostra Maestà, in realtà il motivo della nostra visita è un altro. Siamo delle fate alla ricerca del potere ultimo. Hai parlato del potere ultimo? Sì, ci serve per proteggere tutti i mondi dalla distruzione totale, compreso il vostro. Oh. Ma penso sia un vero peccato sprecare in questo modo un diamante del genere. Il potere ultimo è un diamante. Il più luminoso di tutti, secondo un'antica leggenda del popolo Dixie. L'unico posto in cui potrebbe crescere è il frutteto reale. Dobbiamo andare il prima possibile al frutteto reale. Ecco, vi accompagnerò io, adorabili fate. Lo chef! Potete chiamarmi Cookie? Questo posto lascia davvero a bocca aperta. E profuma! Sono senza parole. Queste piante sono la fusione perfetta tra la natura e i diamanti.
Sai, mi stavo chiedendo se basterà annaffiarle un po' per farle crescere. Purtroppo non è così. Abbiamo provato, ma non ha funzionato. Siamo quasi arrivati. Il nostro frutteto reale si trova proprio lì in fondo. Vuoi dire che è chiuso là dentro? Sì, ma non pensate sia un semplice frutteto. Ma questa è una serra. Grazie alle cure dei Dixi, questo luogo ha sempre prodotto deliziosi diamanti per i nostri sovrani. Oh! Qui, non molto tempo fa, crescevano i diamanti più buoni di tutti i mini mondi. Ma da un po' purtroppo sembra che non nasca più niente. Quest'albero sembra robusto. Come ha fatto a ridursi così? Oh, non ne ho idea. So solo che un tempo quella pianta aveva dei diamanti grandi e appetitosi. Sta bene. È solo che non ha abbastanza potere magico per crescere. Aspetta, tu puoi parlare con le piante. Questo è niente. Guarda! Ora le piante hanno riacquistato forza. Cookie! Tutti i diamanti magici, quando sono maturi, cercano qualcuno che si prenda cura di loro. Avete salvato il frutteto reale! I nostri sovrani saranno molto felici! Essere il potere ultimo. Oh! Questo è il diamante più luminoso che abbia mai visto in vita mia. Deve esserci qualcosa che non va. Non posso più controllare la sua crescita. Il diamante ha rafforzato il tuo incantesimo, Flora. Ma è un po' troppo dispettoso per i miei gusti. Dobbiamo salvare i Dixi. Al diamante penseremo più tardi. Di sostenere il soffitto della serra.
mia magia non funziona! Le piante sono naturali solo a metà! Flora! No! La dobbiamo tirare fuori da lì! Di questo regno sono molto dure come i diamanti e in più sono resistenti alla magia. Flora, riesci a sentirmi? Resisti, amica mia. Noi ti tireremo fuori di lì. Sta tranquillo, piccolino. Le Winx torneranno molto presto. Sì, ce l'hanno fatta! È il potere ultimo! Ora questo lo prendo io. Sono sempre stata più furba di te, cara Faragonda. Non posso crederci, Kalshara. Oh, il prezioso potere ultimo è finito nelle mani di Kalshara. Winx, dovete tornare subito. Brafilius! Chi è che mi chiama? Che cosa sta succedendo? Sono io, razza di inutile imbranato! Guarda, ecco il potere ultimo! Ho scoperto che il legame magico era con Faragonda! Ma sì, il legame ultimo, certo, hai ragione! Il potere ultimo, Brafilius! Come al solito non hai capito! Sei davvero un essere inutile! Vedrai, farò grandi cose! Io da sola! Tu credi veramente che io sia un essere inutile? Cosa? Cosa stai facendo? Faccio quello che voglio, per la prima volta. E devo dire che mi piace tantissimo. Ridammelo immediatamente! Non ci penso proprio, sorellina! Sono davvero stanco di essere trattato in questo modo! Adesso il prezioso potere ultimo è mio! Forse non hai capito, me lo devi restituire! È il momento che tu capisca chi è che comanda qui! Ora ho bisogno di un mio esercito! Brafilius, che cosa stai facendo? Sai, insieme possiamo... Hai detto insieme? Non hai mai pronunciato questa parola! Ma adesso è troppo tardi! No! Fermati! Ascoltami, diamante potere ultimo! Ti chiedo di portare qui gli animali più potenti dell'intero universo magico e anche oltre! Non puoi farlo! Così distruggerai tutto! Diamante!
Riesco a sentire tutta l'energia del potere ultimo che sta scorrendo dentro di me! Fantastico! Questo deve essere il mio esercito personale. E voi chi siete? Mi stai forse dicendo che c'è ancora qualcuno che non conosce le Trix?